Allora, possiamo. Allora, eccoci, buonasera a tutti e benvenuti alla 259esima serata di Lodi Liberale che dal 12 novembre 2013 organizzò il primo evento, peraltro con Alberto Mingardi e Piero Ostellino. Insomma, è passata tanta acqua sotto i ponti, sia per quanto riguarda la diffusione, la conoscenza, l'applicazione, poi magari ne parliamo un'altra volta, del pensiero liberale in Italia, e sicuramente per quanto riguarda l'attività che stiamo svolgendo con una certa costanza. Crediamo che oggi come allora, forse addirittura per tantissimi motivi più di allora, sia importante svolgere quest'opera di diffusione, di far conoscere il pensiero liberale in tutte le sue varie articolazioni, diversità. Anche scontri nelle varie, perché insomma il liberalismo non essendo dogmatico è fatto da correnti di pensiero che spesso sono contrapposte tra loro, libertari miniarchici, liberal democratici, liberali classici, liberisti, liberal, insomma, che chi si è appassionato a questo straordinario filone di pensiero sa perfettamente che ci sono anche accesissimi scontri, ma hanno di base un'unica caratteristica comune, che è quella del credere nel valore della libertà, declinata in ogni aspetto: libertà politica, libertà religiosa, libertà economica, di pensiero, insomma, e quant'altro. Perché tutte le conquiste civili che troppo spesso diamo per scontato nel nostro paese, in questo periodo, ma in Occidente in generale, buona parte, se non tutte, derivano appunto dai pensatori liberali, non ultimo, anche l'abbiamo ricordato 2 settimane fa e lo facciamo da 3 anni, anche il femminismo, che oggi è prevalente dal punto di vista, come dire, delle femministe di sinistra, ma anche il primo femminismo nasce liberale. Questo è fondamentale perché invece oggi nel nostro paese c'è una caricatura, una strumentalizzazione, un attacco nei confronti del pensiero liberale. Invece crediamo che possa essere fondamentale come arma di difesa nei confronti di demagogie, strumentalizzazioni, balle, fake news, e in un periodo storico in cui l'Occidente, le nostre libertà sono assolutamente sotto attacco per il prevalere a livello internazionale, a livello geopolitico, di imperi, di regimi autoritari, dittatoriali, come dire, di regimi islamici estremisti, eccetera. È un periodo in cui, come dire, bisogna riflettere ancora di più su ciò che ci caratterizza e non dare per scontato ciò che abbiamo, perché così non è. In un momento, in un'epoca in cui, non più tardi di ieri, esistono delle elezioni farsa in Russia che portano Putin a vincerlo con l'87% e qualcuno ha anche, come dire, con cariche istituzionali piuttosto importanti nel nostro paese a esaltare il risultato di un voto democratico, dimenticandosi che quello in cui noi crediamo è la democrazia liberale, e troppo spesso si dimentica che l'aggettivo forse è paradossalmente più importante del sostantivo, che la democrazia liberale presuppone l'esistenza di un'opposizione libera e tendenzialmente che non muore ciclicamente, dell'espressione libera del voto ai seggi e non con esercito o polizia che entra a controllare o a portare, eccetera, eccetera. Quindi se siamo a livello che in questo caso, ci piacciono nomi e cognomi, il vicepremier di un paese come l'Italia esprime, come dire, quasi soddisfazione per il voto che ha portato a premiare Putin, credo che sia fondamentale ripassare probabilmente i fondamentali e le basi del liberalismo. Parentesi chiusa, Lodi Liberale è un'associazione culturale e non politica, ma quando succedono queste cose è, credo, fondamentale e doveroso, come dire, prendere posizione. Che cosa facciamo questa sera? Proseguiamo qualcosa che abbiamo iniziato non fin dall'inizio, ma 2 anni fa, più o meno all'epoca del Covid, per la verità, settembre 2020, quando abbiamo deciso appunto che, siccome era importante riflettere partendo dalle basi o ripartendo dalle basi, abbiamo deciso di inaugurare il filone dei classici, perché appunto la ricchezza di questo pensiero permette di poter ancora affrontare autori, ancora affrontare libri, appunto i cosiddetti classici, anche minori, che possono essere in quanto tali fondamentali e a darci ancora molti aiuti per la contemporaneità. Abbiamo iniziato
con La libertà e la legge di Bruno Leoni, e questa sera presentiamo questo bellissimo testo che è Le lezioni di politica sociale di Luigi Einaudi. È il terzo libro di Einaudi che presentiamo nel corso del nostro ciclo sui classici, perché abbiamo iniziato qualche anno fa, peraltro, con Le prediche inutili di, sempre appunto di Einaudi. Abbiamo presentato l'anno scorso Lo scrittorio del presidente, e quest'anno, visto che fra poco credo che gli Einaudiani doc, gli studiosi, insomma, anche come dire, gli appassionati in generale del liberalismo, sanno o dovrebbero sapere che il 24 marzo cade il 150° anniversario della nascita di Luigi Einaudi. È stato costituito l'anno scorso un comitato nazionale per le celebrazioni ufficiali del 150° della nascita, che è presieduto da Giuseppe, il comitato presieduto da Giuseppe Vegas. Anche l'Odi Liberale fa parte di questo comitato. Le iniziative del comitato hanno ricevuto l'alto patronato della Presidente della Repubblica, e la prima conferenza, al netto di altri due eventi che non sono stati di discussione di testi di Einaudi, è quello di questa sera, e quindi siamo particolarmente felici di essere all'interno di un ciclo così prestigioso, che insomma, settimana prossima, lunedì, a Roma ci sarà la presentazione, cioè come dire, un convegno su Einaudi alla presenza del Presidente della Repubblica, il Governatore della Banca d'Italia, il Sindaco di Roma, oltre a studiosi liberali. Insomma, questo è un momento, un anno einaudiano che sarà ricchissimo di iniziative. Anche la Fondazione Einaudi di Roma organizza dopodomani un evento alla Camera, a cui parteciperà anche uno dei nostri relatori, Paolo Silvestri, e quindi credo che quest'anno sia l'anno fondamentale per chi volesse conoscere, ricordare o appassionarsi di questo grandissimo italiano. Lo facciamo con tre studiosi, tre liberali, tre appassionati del pensiero liberale. Paolo Silvestri, che è già venuto con noi più volte, ormai un amico di Lodi Liberale, che tempo fa scrisse anche un bellissimo libro che purtroppo non ho ancora sotto qua sulla scrivania, ma lo vado prima della fine della serata a mostrarlo, perché è un grandissimo libro che ha scritto e che mi ha personalmente fatto anche dono, quindi lo ringrazio Paolo per averlo scritto e per essere con noi questa sera. Oggi Paolo è ricercatore di filosofia del diritto presso l'Università di Catania. Un altro vecchio amico di Lodi Liberale ormai è Enzo Di Nuoscio, professore di filosofia delle scienze presso l'Università del Molise, che nel corso degli anni, oltre che aver riflettuto su Einaudi, è stato, come dire, importante anche nell'ambito della collana della Biblioteca Austriaca. Eccolo qua, bravissimo, grande Enzo, esattamente il liberalismo di Luigi Einaudi, il buon governo. Ormai facciamo anche giustamente lo spot a questo bellissimo libro. Grazie Enzo per essere tornato con noi. E per la prima volta Paolo Heritier, professore di filosofia del diritto all'Università del Piemonte Orientale. Questo è un testo che è di una bellezza incredibile, che ha paradossalmente alcuni aspetti, che ovviamente è un testo pubblicato nel 49, frutto delle lezioni che tenne in Svizzera nel 44, quindi come tutti i testi che hanno ormai 80 anni, qualche aspetto, come dire, legato all'epoca, ma che ha delle attualità fondamentali. Ne cito alcune. La bellezza della descrizione di che cos'è un mercato, nel senso quello che vediamo nelle nostre piazze tutte le settimane, quindi la fiera con cui si apre, peraltro, il volume, che spiega banalmente, lo leggo perché per quanto non è brevissimo, ma secondo me è emblematico di un approccio di un pensatore, di un autore che è stato Presidente della Repubblica, Ministro del Bilancio, Governatore della Banca Centrale, Professore di Scienze e Finanze. Insomma, è stato un protagonista della storia repubblicana e pre-repubblicana. Siete mai stati in un borgo di campagna in un giorno di fiera, in mezzo al chiasso di ragazze, alle comitate dei contadini e delle contadine, le quali vogliono avvicinarsi al banco dove sono le stoppie, i vestiti, le scarpe, da osservare, confrontare, toccare con mano, e dalle grida dei venditori, i quali vogliono persuadere che la loro roba è la migliore di tutte, la sola che fa una gran bella figura quando l'avete addosso, la sola che vi farà prima infastidire voi di portarla che di essere frustrata, quella che è un vero regalo in confronto al poco denaro che dovete spendere per acquistarla? Quella fiera è un mercato, ossia un luogo dove a giorno fisso è noto una gran cerchia di paesi intorno, convengono a centinaia di camion, carri, carretti dei venditori carichi delle merci, delle cose più diverse, dei vestiti e le scarpe, alle casseruole da cucina, ai vomeri per l'arrato, dalle lettuole fedre, dalle cianfusaglie per i ragazzi, ai dolci per le fidanzate e per le nozze. E poi va avanti. E questo dimostra varie cose.
questo piccolo pezzo. Uno, la prosa di Einaudi, che è di una chiarezza cristallina, di una bellezza di leggere ancora ad oggi, e due, appunto, un uomo che era innamorato del mercato, innamorato degli scambi, della cooperazione che avviene tra compratori e venditori, e che era, come dire, un liberal-liberista, si direbbe, per citare la troppo spesso citata e, come dire, polemica che introduce, ma che non era un anarchico, era un liberale classico, quindi era assolutamente consapevole che non era necessario che ci fosse solo il mercato in quanto luogo di scambio, quindi compratori e venditori, e quindi libera concorrenza, libertà di accesso a un mercato e conseguentemente sanzione quando non si soddisfano i consumatori attraverso il meccanismo del fallimento, ma insomma che esisteva la necessità delle regole di cornice. Ma tutti coloro i quali vanno alla fiera sanno che questa non potrebbe avere luogo se, oltre ai banchi dei venditori, i quali vantano a gran voce la bontà della loro merce, e oltre alla folla di compratori che ammira la bella voce ma prima vuole prendere in mano le scarpe per vedere se sono di cuoio di cartone, non ci fosse qualcos'altro. E cos'è qualcos'altro? Il cappello a due punte della coppia di carabinieri che si vede passare sulla piazza. La divisa della Guardia Municipale che fa tacere due che si sono presi a male parole. Il palazzo del municipio col segretario del sindaco. La prefettura e la conciliatura. Il notaio che redige contratti. L'avvocato a cui si ricorre quando si crede di essere a torto, imbrogliato in un contratto. Il parroco, il quale ci ricorda i doveri del buon cristiano, doveri che non bisogna dimenticare nemmeno sulla piazza. Quindi, libera concorrenza sì, mercato sì. Ma cornice, quindi ma regole, ma appunto le classiche funzioni che da Adam Smith in poi ogni liberale crede che debbano esistere, e i compiti fondamentali dello Stato, quindi la difesa nei confronti dell'esterno, la difesa dell'ordine pubblico interno, quindi la polizia, lo stabilire un sistema di giustizia, e aggiungerebbe Adam Smith, ma Einaudi sarebbe d'accordo, le opere pubbliche che non si possono ripagare da sole. All'interno di questo testo, e poi lascio subito la parola a Paolo Silvestri, c'è l'Einaudi più, non più, perché sembra che sia questo l'unico testo in cui lo fa, però insomma, l'Einaudi in cui è maggiormente attento appunto alla legislazione sociale, riflette sulle vari tipi di assicurazione, su una sorta di reddito minimo che è totalmente differente da quanto può essere considerato il reddito di cittadinanza. Un autore, un pensatore che è consapevole che appunto una società libera, una società aperta, una società di mercato deve essere una società che comunque garantisce la possibilità, innanzitutto, che tutti abbiano uguali opportunità di partenza e quindi si debba premiare i meritevoli, dare la possibilità di accesso al miglioramento, al proprio miglioramento attraverso la partecipazione a corsi di studio, università, più meritevoli, ma debba anche venire incontro alle persone in difficoltà per loro non colpa, quindi le persone che possono essere malate, anziane, infortunate, insomma, tutte quelle persone che sono incontrano delle difficoltà nella vita. Non è una peculiarità esclusivamente di Einaudi, lo stesso Hayek sosteneva la stessa cosa, e questo per negare, appunto, per quando si parla di strumentalizzazioni e caricature del pensiero liberale, questo caricatura, perché tale è, del liberalismo, del liberismo, che è un qualcosa di meccanismo di sistema egoistico che premia esclusivamente il migliore e si disinteressa degli ultimi. Non è così, crede semplicemente nell'individualismo, che è un'altra cosa dall'egoismo, ma è consapevole che, a differenza del pensiero libertario, nobile tradizione, ma altra cosa, che sembra esserci anche un intervento, seppur minimo, da parte dello Stato. Quindi, insomma, è un testo curioso che consiglio a tutti di leggere, è stato ripubblicato nel 2003 per la biblioteca Einaudi, e quindi è ancora facilmente accessibile, e questa sera credo che lo svisceleremo nella maniera più approfondita possibile. Grazie a tutti i nostri relatori, chi ci sta ascoltando, Paolo Silvestri, a te e bentornato. Grazie Lorenzo, grazie a tutti. Sono contento di aprire questa serie in onore, diciamo, del compleanno del nostro presidente, del 150esimo compleanno del nostro primo presidente eletto. Allora, no, hai fatto benissimo innanzitutto a ricordare quest'incipit fantastico dell'elezione di politica sociale, che ovviamente non è solo
una grandissima lezione di stile, ma Einaudi era un grandissimo scrittore e un grandissimo narratore, cioè Einaudi attraverso la narrazione ti porta dentro il mercato e hai fatto altrettanto bene ricordare la cornice giuridica dentro la quale il mercato si svolge, perché in effetti le lezioni di politica sociale sono tutte dentro questa tensione tra Stato, mercato, cornice di regole, società civile. E cioè sono, diciamo, un tentativo di Einaudi a 70 anni, perché nel 1944 era andato in esilio in Svizzera, ormai inseguito da nazifascisti, non so se sapete la storia, ma lui doveva insediarsi, diciamo, come rettore dell'Università di Torino, caduto, diciamo, il regime fascista, ma non fece nemmeno in tempo a prendere, diciamo, a sedersi proprio fisicamente sulla sedia del rettore, per cui venne a sapere attraverso una soffiata che c'erano i nazifascisti che lo aspettavano proprio lì all'ingresso dell'università e quindi dovette andare, fuggì, diciamo, tra l'altro appunto alla veneranda età di 70 anni si fece un valico, intero a piedi delle Alpi per arrivare poi in Svizzera. E lì dettò queste lezioni. Le lezioni di politica sociale nacquero appunto come lezioni dettate. Ed è straordinario perché hanno una freschezza di linguaggio trascritte, tra l'altro, che io sappia, da quello che so, magari mi sbaglio, sono state solo appena appena rivedute dal punto di vista editoriale, se non ricordo male. Questo Einaudi mi pare lo dice più di qualche lettera o nella stessa, forse, primissima prefazione alle lezioni di politica sociale. E vennero appunto pubblicate nel 49. Allora, comincio diciamo dicendo questo, il problema che Einaudi affronta nelle lezioni di politica sociale. Ripeto, è un liberale classico, come ha detto giustamente Lorenzo, che a 70 anni si trova di fronte all'emersione del welfare state e cerca di fare i conti con il welfare state. Il problema è quindi innanzitutto la legittimità delle politiche sociali del welfare state. E questo può essere formulato con una domanda, diciamo così. Cioè, quando il ruolo dello Stato, e quindi del welfare state, in particolare il ruolo dello Stato rispetto a mercato e società civile, si trasforma da fisiologico in patologico. Appunto perché, diceva Lorenzo, c'è una cornice di regole, questa è fisiologica, ma diciamo da un certo momento in poi, questo, chiamiamolo tra virgolette interventismo per ragioni che specificherò fra un attimo, si può trasformare da patologico in fisiologico. Il problema è il quando e questo soprattutto è un problema per Einaudi di libertà, cioè quando questo intervento finisce con il prima o poi andare a violare, diciamo, le sfere di libertà più proprie della persona umana. Quindi la domanda potrebbe anche essere riformulata in questi termini: c'è un limite all'intervento del governo nell'economia? E se sì, come tracciare la giusta linea di demarcazione tra Stato e mercato? Tutto questo Einaudi lo formula con la cosiddetta teoria del punto critico, che è il nucleo, diciamo, antropologico, teoretico, filosofico, giuridico, filosofico, politico, ma anche economico, perché è un misto, diciamo, cioè qui l'antropologico tiene assieme questi aspetti diversi delle lezioni di politica sociale, perché è un testo, ripeto, apparentemente in maniera più superficiale di economia, ma dentro c'è molta filosofia sociale. Su questo ovviamente sia Enzo che Paolo ci avranno qualcosa da dirci. Io provo a buttare un po' sul tavolo della discussione qualche elemento per dargli anche, spero, insomma, per dargli là. Ovviamente non nasce nel vuoto le lezioni di politica sociale, c'è, ripeto, un background di uno studioso che da più di 50 anni ormai riflette su una serie di questioni. La prima, come dicevo prima, il rapporto Stato-mercato. Ora, ho detto prima interventismo tra virgolette, perché? Perché, come diceva anche Hayek, giustamente nulla ha nuociuto di più, ha fatto più danno al pensiero liberale di una certa idea di non interventismo, cioè di laissez-faire come non interventismo, come se cioè, diciamo così, esistesse un mercato e poi c'è un'entità esterna che interviene, entra in questa sfera. Appunto perché, come diceva Lorenzo prima, c'è una cornice, la cornice è una parte integrale, integrante del mercato, cioè non c'è un'entità esterna che entra in una zona pura che sarebbe inquinata da questo luogo, da questa appunto, come si dice,
intervento, perché l'idea di intervento presuppone che ci sia un prima, un dopo, un dentro, un fuori, diciamo così, ma per Renato le due cose sono consustanziali. Per questo dicevo prima, la questione è una questione di limiti. E ancora una volta il punto critico è una dottrina di limiti. O per essere ancora più precisi, è una questione di della sempre problematica relazione tra limite e libertà. Adesso su questo adesso proverò a dire qualcosa di più. Ma ovviamente le lezioni di politica sociale sono, si potrebbero anche pensare, come uno dei frutti più maturi della riflessione di Einaudi dopo tutta la sua lunghissima riflessione in scienza delle finanze. E anche lì aveva elaborato la cosiddetta teoria dello Stato fattore della produzione, in cui lo Stato è uno dei fattori della produzione. Produce beni e servizi pubblici, produce una cornice, diciamo, chiamiamola un'infrastruttura giuridica, cioè protezione della proprietà privata e dei contratti, e grazie a questa protezione che il mercato funziona bene. Senza di questo, ovviamente, non ci potrebbero essere scambi, non c'è la protezione della proprietà privata e quindi il mercato non esisterebbe. Quindi anche la stessa idea, molto, a volte molto usata nel dibattito pubblico, di un mercato sregolato, cioè senza, letteralmente senza regole, non esiste. Non esiste un mercato regolato, cioè senza regole. C'è bisogno di questa regola anche solo per stipulare un qualunque contratto, un patto di fiducia reciproca. E Einaudi, in quella descrizione che faceva, che ricordava Lorenzo, ricorda anche questo, no? Cioè addirittura le istituzioni religiose, mette sullo sfondo, diciamo, cioè ciò che fa da garante anche dei patti, ok? Allora, detto questo, se il problema non è tanto l'intervento dello Stato nell'economia, ma se in che misura questo intervento, questa esistenza, usiamo questo termine, dello Stato o della relazione tra Stato e mercato da fisiologico diventa patologico, si capisce perché il nucleo teorico delle lezioni di politica sociale sia questa dottrina del punto critico. Allora, da un certo punto di vista, l'idea del punto critico, anzi, facciamo così: prima ancora, siccome avevo preso delle note, mi sono scritto, cito un passaggio perché voglio far parlare Einaudi prima e poi faccio qualche commento. Un passaggio che a me piace molto perché ci dà subito l'idea di come Einaudi affronta la questione del welfare state e usa questa metafora molto bella del welfare state come dono. E dice: attenzione un attimo, bella l'idea del welfare state come dono, ma no? E dice, la concessione di un dono gratuito non produce di solito gratitudine e sforzo per meritare il dono, ma recriminazioni per l'insufficienza di esso. E come le scene più abominevoli di contegno indecente fra persone ordinariamente ben educate si osservano nei grandi ricevimenti, cioè i famosi buffet in cui la gente si butta, diciamo, su questi, descrive come scene abominevoli, nei quali questi buffet offerto elegante, abbondante e rinfresco, così è temibile la corsa a chiedere da parte degli elettori e la corsa a promettere di partiti politici aumenti alla miserabile e spregevole cifra della pensione di Stato. Dopo brevissimi anni, dice Einaudi, si dimenticherà la premessa essenziale del sistema, che la misura della pensione debba essere fissata a un livello che sia un punto di partenza, e si finirà per mutarla in guisa che essa sia per il più il punto di arrivo, crescendo a dismisura lo stimolo dell'ozio. Roma non cadde sotto i colpi dei barbari, era già caduta prima, guasta dalla corruzione interna, la quale aveva trovato lapidaria espressione nelle immortali parole Panem et Circenses. Ora, ovviamente, qui ovviamente oltre a uno sfoggio di erudizione, Einaudi ci sta dicendo questo: il welfare state non è necessariamente un male, anzi, come ricordava ancora una volta prima Lorenzo, è importante, importantissimo, ma fate attenzione che c'è una questione di limiti. Superato un certo livello, il pane corrompe la libertà. Attenzione, qui dietro ci potremmo mettere anche la famosissima parabola del grande inquisitore di Dostoevskij, no? Dove questo grande inquisitore diceva a Gesù: ah, tu hai voluto, vuol dire, dare la libertà agli uomini, ma gli uomini vogliono il pane, no? Allora, c'è una questione ovviamente antropologica gigantesca qui dietro, ma la lascio, diciamo, a chi può commentare queste cose in maniera più competente di me. E torno allora alla questione del punto critico. Dunque, mettiamola così: con l'avanzare del welfare state, diciamo, si ripropone ad Einaudi questo problema della linea di demarcazione, che dicevo può essere intesa come linea di demarcazione tra legge e libertà, Stato, mercato,
istituzioni, libertà e così via. E dice Einaudi, e questo è un altro passaggio che vorrei ricordare, ma sul quale tornerò fra un attimo, il punto critico segna il passaggio dagli uomini vivi agli automi. Altra gigantesca metafora antropologica, no? Questo può essere, è una riflessione, come Paolo ha scritto in un suo articolo proprio dedicato al punto critico di Einaudi, è proprio lo snodo cruciale del rapporto tra legge e libertà. E quindi una riflessione che va molto al di là del problema del welfare state, anche se è tutta sul welfare state. Il libro Le lezioni di politica sociale dovrebbe essere letto veramente da tutti, bisognerebbe ristamparlo e continuare a ristamparlo, perché è pieno di esempi bellissimi su questa dinamica profondamente antropologica del punto critico, ma anche questo lascio un attimo tra parentesi. Allora, dicevo, che cosa ci dice il punto critico? Il punto critico può essere formulato in questo modo. Dice Einaudi, anzi formuliamolo anche da un punto di vista epistemologico sul quale immagino che pure Enzo ci tornerà. Cioè non c'è una regola teorica che ci dice se e quando supereremo questo punto critico. Primo aspetto. Secondo aspetto, il punto critico è nient'altro che, dice Einaudi, provo a leggere anche questo passaggio, non esiste una regola teorica la quale ci dica quando la diversità degenera nell'anarchia e quando l'uniformità è il prodotto della tirannia. Qui sta facendo un esempio di come il punto critico può anche essere applicato a un problema più elementare come il legame sociale, cioè quando l'unità degli uomini è un'unità sana o quando questa unità diventa opprimente. Ok? Infatti la teoria del punto critico può anche essere vista come una teoria del legame sociale. Dice Einaudi, sappiamo soltanto che esiste un punto critico, superato il quale ogni elemento della vita sociale, cioè ogni istituzione, e qui per istituzione può essere la famiglia, i costumi, la morale, ogni modo di vita, ogni costume, dice Einaudi, che sino ad allora era mezzo di elevazione e di perfezionamento umano, mezzo di elevazione e di perfezionamento umano, sino ad allora, ma poi diventa strumento di degenerazione e di decadenza. Questo è importantissimo, cioè la teoria del punto critico dice questo, c'è un punto superato il quale ciò che prima era bene diventa male, o è viceversa, perché è una teoria, come l'ho chiamata anch'io, dei circoli viziosi e virtuosi. Cioè, quando un circolo vizioso cambia di stato, diventa circolo vizioso, o viceversa, quando un circolo vizioso cambia di stato e diventa virtuoso. Tutte le società, dice Einaudi, questa è una scoperta che fece nei miti e paradossi della giustizia tributaria quando si stava interessando alle contribuzioni volontarie, no? Il fenomeno delle contribuzioni, cioè delle tassazioni non imposte. Dice, ci sono state società, come la polis periclea, dove c'erano le cosiddette liturgie. Le liturgie erano delle forme di contribuzione volontaria, le forme di doni fatte alla Repubblica, di tassazione cioè non coercitiva. Ma anche questo dono, dopo un po', dice Einaudi, si è corrotto. Cioè ciò che prima era bene si è trasformato in male, è diventato coercitivo. Ma è diventato coercitivo perché si è interrotta la logica della cooperazione tra gli uomini. Gli uomini cooperano. Volontariamente mettono, diciamo, risorse, ricchi soprattutto nella polis periclea, nelle risorse pubbliche. Ma questa logica non funziona per sempre. Questi esempi che ci dà Einaudi, lì in questo caso dicevo nei miti e paradossi, ma come dicevo prima, anche il rapporto tra legge e libertà, sono esempi che ci dicono sempre la stessa storia, cioè che ci sono delle istituzioni che prima erano funzionali alla libertà, ma poi diventano liberticide. Com'è possibile questo? Faccio solo un piccolo background perché, anzi un flashback, diciamo così, non background. Einaudi, la riflessione, uno snodo cruciale della riflessione di Einaudi sulla libertà, che ritorna qui fra le righe delle lezioni di politica sociale, è l'ascesa del fascismo. Quando dal 22, diciamo, al 25, cioè quando il fascismo poi diventa regime, dopo l'omicidio Matteotti convenzionalmente, Einaudi era convinto di vivere sotto istituzioni liberali, lo Statuto Albertino in particolare, per quanto fragile, erano comunque istituzioni liberali. Lo shock però che ebbe Einaudi, come tanti liberali dell'epoca, fu: ma com'è stato possibile che il ceto medio, la classe in qualche modo liberale per eccellenza, ha potuto dare consenso al fascismo? E vivevamo sotto istituzioni più o meno liberali, certo la Costituzione era ancora di là da venire, ma almeno proprietà privata, contratti erano abbastanza protetti. Com'è stato possibile che gli uomini hanno barattato la sicurezza per la libertà? Questo è stato il grande shock che ebbe Einaudi, diciamo, sotto il fascismo. E
diciamo, fra le righe del dibattito anche con Croce c'è latente questo grosso problema. Non è vero, come molti hanno sostenuto, che la grande differenza tra Nando e Croce è che Nando difendeva le istituzioni mentre Croce non era attento alle istituzioni. E, cioè, sì, vero, ma solo in parte, perché il problema che aveva Einaudi è che le istituzioni non sono sufficienti a garantire la libertà. Sono una condizione necessaria, ma non sono sufficienti a garantire la libertà, perché se gli uomini, in un altro passaggio che c'è nelle lezioni di politica sociale, se gli uomini hanno l'animo di servi, dice Einaudi, non c'è nulla da fare, tu puoi avere le istituzioni più liberali del mondo, ma gli uomini saranno sempre pronti a barattare, ad esempio, come fu sotto il fascismo, la sicurezza per la libertà. E tu puoi avere, ripeto, la protezione della proprietà privata, la protezione dei contratti, le istituzioni liberali, ma non è sufficiente, sono condizioni necessarie, Einaudi continua a ripetere, ma non sufficienti. E quindi quel passaggio in cui Einaudi diceva, dove era che lo stavo leggendo, sì, dove si diceva le istituzioni che fino ad allora erano mezzo di elevazione e perfezionamento umano, questa è l'espressione che ricorre tantissimo in Einaudi, cioè è una metafora della libertà, la libertà come Einaudi non definisce mai la libertà, attenzione, racconta storie della libertà. Sostanzialmente cosa fa? Racconta l'esperienza della libertà e una di queste esperienze è questa metafora dell'elevazione e perfezionamento umano, no? E dice queste istituzioni che dovevano servire la libertà la distruggono. Allora il grande dramma che ha con il welfare state, e torno sul punto, il grande dramma con il welfare state è che sì, può essere almeno linea di principio una buona istituzione, ma può anche pervertirsi nel peggio. Può anche pervertirsi, e qui arriviamo a le questioni che anche oggi vengono definite come i peggiori aspetti del welfare state, welfare dependency. Può corrompere il welfare state, la libera intrapresa e diciamo anche la responsabilità non solo individuale, collettiva di prendersi cura delle società a livello più locale, cioè famiglia, vicinato, società civile, associazionismo locale. Cioè, il welfare state può, come dicono gli economisti, crowd out, può spiazzare, può gettar fuori, buttar via una parte della società civile, perché se ci pensa il welfare state, ragionerà il cittadino, non c'è bisogno che ci pensi. Quindi può essere deresponsabilizzante. Nadio non sta dicendo che questo succede necessariamente, attenzione, ma è ancora una volta una questione che lui mette sul piatto e dice ai cittadini, attenzione, sappiate che c'è un fino a un certo punto funziona bene, oltre questo punto potrebbe creare questi danni. Okay? Allora, da un punto di vista antropologico, cioè, il punto critico non è altro che un altro racconto della libertà che fa Einaudi, cioè è sostanzialmente un discorso su quella libertà umana, diciamo, fondamentale e fondativa, di fare il bene e il male, con i suoi effetti intenzionali o non intenzionali, a livello anche sociale. E in questo senso, appunto, come dicevo prima, una teoria esplicativa dei circoli viziosi e virtuosi su cui si regge ogni buona società, o potremmo anche dire buon governo, mal governo. Cioè è una teoria che a un certo punto di vista dice: ma come si passa da mal governo al buon governo? Questa è la grande questione. Cioè, mettiamola così, perché poi il discorso è sempre dal punto di vista individuale, non dimentichiamolo, perché questa è una teoria della libertà da un certo punto di vista veramente radicale. Veramente radicale. Cioè, Einaudi demanda la libertà degli individui, la libertà che procede per trial and error, cioè li lascia liberi di provare e sperimentare. Provate e sperimentate, dice Einaudi, vedete come va. Ma è la vostra libertà, la vostra responsabilità provare e sperimentare. Ma sappiate che c'è questo limite, quindi vi ricordo, non sappiamo quando, se e quando questo succederà, ma può succedere. Ok? Provo allora a tirare un attimo le fila, mi sembra di stare ancora nei tempi, giusto Lorenzo? Ok. Provo a tirare un attimo le fila. Una cosa importante, direi due cose importanti. Allora, la prima è che in Einaudi non c'è una distinzione, se volete, ideologica tra Stato e mercato, non ci sono i buoni e i cattivi, perché la teoria del punto critico ci dice semplicemente, non c'è come dire, uno Stato buono e un mercato cattivo, viceversa, un mercato buono e uno Stato cattivo. Non solo perché, come ho detto prima, le due sfere diciamo, si compenetrano, ma perché il bene e il male, dice Einaudi, è dentro ognuno di noi. Cioè no, non c'è alcuna forma di manicheismo, c'è un passaggio, quello che prima dicevo come passaggio dal bene al male, in verità non è un passaggio manicheo,
Cioè, bene e male coesistono sempre, diciamo. Questo è un po', se volete usare la figura dello Yin e Yang, forse l'immagine, diciamo, dello Yin e Yang rende bene questa idea. Ed è un punto importante perché in Einaudi non troverete mai nessun discorso ideologico. Cioè, qui si fa un'analisi proprio di un fenomeno, di una fenomenologia sociale. Okay? Cos'altro volevo aggiungere per chiudere? Aspettate che riprendo i miei appunti. Sì, dicevo, allora, che cosa vuol dire, quindi, cosa ci dice questa teoria del punto critico? Cioè, dove punta Einaudi? Vi dicevo prima, una teoria della libertà radicale, cioè lascia agli individui la libertà di tentare sperimentare. E soprattutto dice Einaudi, la libertà non dipende da fatti esteriori, come diciamo l'organizzazione sociale e politica. Queste, sto citando, non sono non la causa, ma il risultato della libertà o della sua mancanza. Cioè, se in una società, dice Einaudi, esiste un vastevole numero di uomini veramente liberi, non importa quale sia la sua organizzazione economica, sociale o politica, la lettera non potrà uccidere lo spirito. Qui c'è un riferimento implicito a San Paolo, su cui lascerò chi è più competente di me, sicuramente Paolo, diciamo, commentare, ma è un passaggio veramente fondamentale delle lezioni di politica sociale. Einaudi dice che la libertà esiste se esistono uomini liberi, muore se gli uomini hanno l'animo di servo. Ancora una volta, qui c'è un problema di, se volete, fenomeni a massa critica, cioè. Quando questo numero di uomini è veramente bastevole? Quando abbastanza è veramente abbastanza? Questo non possiamo saperlo a priori. Cioè, quando ci sarà quel numero N di uomini liberi, veramente liberi, come dice Einaudi, che fanno sì che, per esempio, un circolo vizioso si possa invertire in un circolo virtuoso. Quando c'è un numero, ad esempio, di uomini veramente liberi che, a furia di dire no, questo è ingiusto, cambieranno un'istituzione ingiusta. È un problema ovviamente di un fenomeno molto complesso, nel senso che non lo sappiamo quando. Non lo sappiamo quando. E ovviamente qui c'è ovviamente sullo sfondo anche una questione addirittura del sacrificio, cioè ci può essere anche il singolo individuo che si sacrifica perdendo la vita, qui hanno in mente gli eroi, gli anacoreti di cui parla spesso. Cioè di società che certamente come società ideale, come società libera, Einaudi parla l'uomo comune, quindi non è una società che ha bisogno di eroi e santi, ma a volte, dice Einaudi, sì, c'è bisogno anche di eroi e santi che si impuntano e dicono no, questo non è giusto. Oppure si impuntano per tenere in piedi lo spirito della legge. Non basta c'è la legge, in questo senso ha ragione Lorenzo, all'inizio diceva. Il mercato non è un automatismo, ma vale anche per la legge. La legge non è un automatismo che si applica e funziona da sé. C'è bisogno di qualcuno che a volte la faccia funzionare bene o che addirittura la disattiva. Cioè che tenga in vita lo spirito della legge. Quindi Einaudi sta parlando di una questione fondamentale qui. E chiudo. Allora provo ad abbozzare una risposta a queste domande che Einaudi solleva. Cioè quando c'è questo numero sufficiente di uomini liberi? La mia verità è una risposta non risposta, che vorrei appunto però mettere sul tavolo della discussione, perché il punto critico, infatti, è una teoria non teoria, da un certo punto di vista, perché de delega tutto all'esercizio pratico della libertà degli individui. Per questo è una libertà radicale. Allora io dico questo, potrei provare a bozzare questo. Einaudi, secondo me, non può che lasciare, diciamo, queste domande, alle risposte individuali e collettive dei cittadini. Pur avvertendoli che è importante sapere che un limite esiste. E quindi allo stesso tempo è importante sapere che le istituzioni, certo, sono importanti per porre questi limiti o per cercare, ad esempio, di fermare, diciamo, l'inversione di circoli virtuosi in circoli viziosi. Però anche le istituzioni hanno i loro limiti, cioè potremmo dire anche le istituzioni hanno i loro punti critici. Cioè possono funzionare fino a un certo punto, perché anch'esse sono non solo fatte da uomini, cioè possono fare gli uomini leggi buone o cattive, e soprattutto solo l'uomo può mantenere in vita lo spirito della legge. Allora chiuderei in questo modo, direi che in una società autenticamente liberale e einaudiana c'è una società di cittadini adulti responsabili, la risposta non può che essere rinviata o demandata alla loro libertà, cioè alla loro capacità, mettiamola così, o incapacità. Per recitare di nuovo il San Paolo che evocava Einaudi,
passo implicito che diceva Einaudi è la lettera uccide lo spirito vivifica, il passo famoso di San Paolo. Allora posso dire in questo modo che è solo la loro libertà, cioè la loro capacità, libertà, responsabilità, la loro capacità e incapacità di tenere in vita, diciamo così, quello spirito, oppure la loro capacità o incapacità di non lasciarsi uccidere da quelle istituzioni che hanno creato per servire e non per asservire la libertà. Grazie. Grazie Paolo per questo primo intervento denso e ci ha ricordato molti, molti aspetti. C'è un pezzo che, come dire, sembrerebbe quasi paradossalmente più di Croce che di Einaudi, perché molti che ascoltano, come dire, hanno sentito parlare della famosa polemica, ma però questo è Einaudi che parla. In ogni tipo di società e di economia, l'uomo che ubbidisce alla voce della coscienza è libero. La libertà individuale dell'uomo consapevole, dell'uomo che sa di dover ubbidire alla voce del dovere, non dipende da patti esteriori come l'organizzazione sociale e politica. Queste sono non la causa, ma il risultato della libertà e della sua mancanza. Se in una società esiste un bastevole numero di uomini veramente liberi, non importa quale sia la sua organizzazione sociale, economica, sociale e politica, la lettera non potrà uccidere lo spirito. Ovviamente Einaudi ce l'ha ben chiaro qual è la società a cui aspirare. E la cosa bella è che non solo è consapevole del fatto che produca benessere, aumento della ricchezza, opportunità, democrazia, libertà di scelta, possibilità di sviluppare i propri piani di vita, ma è anche in qualche modo un ottimista, perché a un certo punto descrive che sostanzialmente i valori in cui, secondo lui, crede l'uomo della strada, in cui crede l'uomo della strada. L'uomo della strada, l'uomo comune, quando cerca di riassumere in poche parole quella che gli intende per libertà, è portato ad identificarla con uno stato di cose nel quale non esiste il tiranno, il dittatore in tempo di pace, sia che il tiranno a sua volta obbedisca alla volontà dei pochi, sia che si faccia eco o sfrutti la volontà o gli oscuri desideri delle moltitudini. Egli sa che la malapianta della tirannide, con l'accompagnamento necessario dello stato di polizia, della mancanza di indipendenza della magistratura, dello spionaggio universale persino familiare, della soppressione della libertà di stampa, della sostituzione ai giornali dell'unico bollettino con titoli diversi della voce del padrone, della riduzione ad uno solo di partiti politici, delle elezioni plebiscitarie al 99% dei sì, prospera volentieri in un dato clima economico e preferisce perciò una struttura della società nella quale al sorgere del tiranno siano posti argini veramente efficaci di forze sociali avverse per indole proprie alla tirannia. Quindi non solo è naturalmente da individualista metodologico, mi verrebbe da dire, ma poi mi correggerai Enzo se è un'espressione corretta o meno, ma insomma di persona che crede nell'individuo, crede nel libero arbitrio, nella libera scelta, sa che comunque anche nelle situazioni peggiori, ma ci sono alcuni punti anche in carcere, paradossalmente una persona potrebbe sentirsi libera se non si ribella, eccetera. Ci sono tutta una serie di condizioni che permettono che l'uomo pratichi e si senta libero anche in condizioni in cui non esiste libertà esterna. Ma naturalmente questo non vuol dire che le condizioni, anzi, esterne, quindi il sistema, l'economia di mercato, l'economia di concorrenza, il combattere i monopoli, principalmente quelli creati dallo Stato, poi anche quelli che all'epoca lui distingue, come tutti, tra monopoli legali e monopoli artificiali. Questo porterebbe l'ombra, insomma, tutta una serie di sistema ideale esiste, e quindi questo è bellissimo perché riesce a farlo in un testo che appunto invece si concentra sugli interventi a favore delle persone in difficoltà. Quindi sicuramente un grande testo, sono perfettamente d'accordo, probabilmente potrebbe tranquillamente essere utilizzato come testo di educazione civica alle scuole superiori. Paolo Heritier, grazie di essere con noi per la prima volta, a te la parola. Scusa Lorenzo, aggiungo solo questo, hai detto Prego. benissimo, perché dimenticavo di dirlo, era il primo capitolo, la prima parte era un testo di educazione civica. Ah, è Sì, vero, hai perché era ragione. indirizzato agli studenti, anche loro rifugiati o esiliati in Svizzera. Scusa Paolo se ti ho levato la parola. Ma è la descrizione di che cos'è un mercato. Effettivamente già quello probabilmente sostituirebbe parti importanti di microeconomia o economia 1. Paolo Heritier, a te e grazie di essere con noi. Grazie intanto dell'invito e grazie anche a Paolo di aver un po' spianato la strada, mi ha tolto qualche citazione, quindi ha anche abbreviato il tutto, ma io credo che davvero questo tema del punto critico e della rilevanza delle lezioni einaudiana sia
veramente di un'attualità smisurata, senza misura, nel senso che io mi ero occupato di questi temi quando insieme a Paolo e a Enzo organizzavamo i festeggiamenti e i ricordi per i 50 anni dalla morte, e è passato qualche anno, ma questo testo, di cui già allora ero convinto dell'attualità, secondo me, la sua attualità si è accresciuta terribilmente, perché questo tema del punto critico diventa davvero una critica alla nostra società. Non solo perché ormai siamo in tempi di guerra, non dico paragonabili a quelli del 44, però certamente di una guerra ormai globale, e di un confronto tra modelli di civiltà che rende appunto attuale questi discorsi. Dico subito un criterio interpretativo, che secondo me le lezioni di politica sociale devono essere lette, anche perché sono scritte proprio nello stesso anno, con la strada verso la servitù di Hayek, perché altrimenti appunto potrebbero emergere anche delle interpretazioni un po' sbagliate di alcuni punti del testo di Einaudi. Si tratta di due grandissimi testi che hanno un'impostazione simile, delle enormi differenze dal punto di vista di alcune teorie economiche, ma che indubbiamente ci dicono qualche cosa sullo spirito del liberalismo e della libertà. Lo spirito è già stato evocato prima. Io quello che dico è proprio questo, questa citazione che Paolo ha fatto di definizione del punto critico, no? Non esiste una regola teorica che ci dica quando è che questo punto critico viene. E l'altro elemento, no? Che sappiamo esiste, solo che esiste un punto critico. E questo lo avvicina moltissimo, no? Ai fenomeni frutto dell'azione, ma non della progettazione, ma dell'azione, no? I fenomeni intenzionali haikiani. Perché è come se ci qualificasse un invisibile che non sappiamo quando arriva, che però sappiamo che arriva. Ed è esattamente la definizione dell'individualismo metodologico haikiano, no? Della conoscenza scientifica che ci permette di dire che un mercato pianificato crollerà. Non sappiamo quando, ma sappiamo che crollerà. Il punto critico va esattamente in questa linea. Sappiamo che avverrà, e questa conoscenza, che è al tempo stesso una fede, è una conoscenza scientifica, una certezza. Però l'incertezza sta solo nel fatto che non sappiamo quando avviene, un po' come l'Apocalisse, come la fine, no? È come un elemento classicamente religioso. E infatti io devo dire che in questi 10 anni ho un po' accentuato anche la lettura e il fondamento, e la connessione tra questo liberalismo è un liberalismo cattolico, oserei dire wickiano e rosminiano, sempre più rosminiano, nel senso che mi sembra che il punto della ambivalenza che Paolo in quella citazione del punto critico aveva colto molto bene, no? Qualsiasi cosa, ogni modo, ogni elemento della vita sociale, ogni istituzione, potremmo dire, ogni modo di vita, ogni costume, che era mezzo di elevazione, diventa il suo opposto, strumento di decadenza. Questo è vero anche per la stessa idea di liberalismo. Questo è un elemento di grande interesse. A un certo momento il liberalismo si può trasformare nel suo contrario. È un pensiero inquietante, ma è un pensiero realistico. In parte forse lo è stato. Il liberalismo, anche dopo l'89, è diventato quasi un costruttivismo in alcuni momenti. L'idea di una pianificazione sistematica del liberalismo, sradicandolo dall'elemento morale, culturale, sociale che a esso è inevitabilmente legato. E questo è un esempio che indubbiamente è inquietante, che potrebbe essere oggetto di lunghe analisi e lunghe discussioni su questo punto. Però io mi vorrei concentrare proprio, dette questi punti di partenza, che già appunto sono stati richiamati da Paolo, su un paragrafo 107, che ha un titolo secondo me emblematico e che però mi sembra
sembra importante, no? E dice gli uomini egoisti individuali e gli uomini costruttori. Il Medioevo è il concetto dell'eterno, no? E qui l'analisi critica che Paolo ha fatto di questo tema del punto critico diventa e rivela il suo radicamento anche religioso, comunque in una posizione in cui la libertà è riferita ad un concetto che è quello dell'eternità, e diventa una critica, una distinzione, una dicotomia come quelle hayekiane, appunto, il costruttivismo, che ha un lato positivo e un lato negativo. Allora qui dobbiamo appunto riferirci a questo punto di partenza, perché questo potrebbe essere un elemento che ci porterebbe quasi a indicare un tratto socialistico, no? Nelle lezioni sociali einaudiane, perché il punto di partenza è molto chiaro. Lui dice che bisogna cercare di approssimare i punti di partenza dei cittadini mediante l'abbassamento delle punte e l'innalzamento dal basso. E questo è un elemento che chiaramente può essere interpretato in modi molto diversi. Ma se noi lo leggiamo appunto in connessione con la prospettiva hayekiana e con quanto lui dice subito dopo, ogni dubbio, ogni limite viene secondo me molto chiaramente risolto e si scioglie. Ci dice e si collega appunto alla critica di una tipologia di un uomo, no? Che pensiamo alla critica all'uomo socialista, no? All'ultimo Hayek, gli errori della presunzione fatale, gli errori del socialismo, che sono appunto quello di eliminare questo elemento invisibile. È inconoscibile, di cui anche il punto critico è esempio. L'idea che non possiamo pianificare, non possiamo capire quando questo interviene. E infatti ci dice l'abbassamento delle punte, pensiamo a tutta la teoria sulle successioni, no? Che è einaudiana, e del legame tra le generazioni, richiede una precisa visibilità dell'impiego delle tasse, legata a, cito, un assai elevato senso civico e un uso delle imposte che vada veramente a vantaggio della collettività. È chiaro che questo abbassamento e innalzamento, che è fondato a costituire i cittadini, legandoli alla democrazia, è legato ad una specifica morale, ad un'antropologia che è una critica dell'incoraggiamento all'ozio, no? Già Paolo su questo si è pronunciato. Occorre evitare il pericolo di ricreare qualcosa come il panem et circenses che ha portato alla rovina del mondo romano. Questo è quanto già Paolo ci indicava, e anche le parole di Lorenzo all'inizio andavano in questa direzione. Questo è un elemento essenziale che ne rivela l'attualità e la natura quasi di critica dopo 80 anni al nostro modo di vivere, anche a una certa idea dell'individualismo collegata appunto all'ozio. Sentiamo ancora cosa dice. Non sono stati i barbari che hanno fatto cadere l'impero romano, ma l'impero era marcio in se stesso, ed una delle cause della decadenza interna era che i cittadini romani sdegnavano di essere soldati, lavoratori, perché mantenuti dallo Stato preferivano andare ad assistere nel foro agli spettacoli, alla caccia data ai cristiani delle belve, eccetera, eccetera. Sostituiamo l'impero romano con una descrizione della nostra società contemporanea e qui purtroppo credo che troviamo qualche cosa di assolutamente attuale. Ed è qui, no, che si inserisce la critica e l'individuazione, appunto, in questo paragrafo 107, a due tipologie di uomo. La prima è quella formata da coloro che pensano a sé soli e che quindi restringono i propositi d'avvenire alla propria vita o al più a quella della compagna della vita loro. È già il tema richiamato della pensione vitalizia da Paolo. Qui abbiamo già una critica
dell'incapacità di generare del problema delle nascite della nostra contemporaneità. Cioè, stiamo parlando di un'analisi spietata delle cause del nostro declino, del nostro, speriamo, del non fare la fine dell'impero romano stesso di fronte ai barbari, ma tutto questo chiaramente richiede un impegno etico, un impegno morale, un impegno antropologico che è strettamente collegato alla dimensione religiosa, oserei quasi dire, del liberalismo. Qui cito Philippe Nemo che a un certo punto nelle sue Lezioni di estetica della libertà dice esattamente questo. Alla fine la difesa della libertà, finiti tutti gli altri elementi, l'utile, il vantaggio, si radica su una concezione religiosa. Forse solo quelli che hanno autenticamente una concezione religiosa saranno quegli uomini che riescono a essere effettivamente liberi. Lo dice Philippe Nemo, ma credo che colga un aspetto di questa radice religiosa dell'antropologico e del liberalismo. Quindi due tipologie. Appunto, i primi sono i tipi dell'uomo dilapidatore, per il quale il capitale esistente si degrada, la terra è assoggettata a cultura di rapina e scema di valore perché gli uomini non guardano all'avvenire. Ecco, questo è il problema, la mancanza di speranza e di protezione nei confronti dell'avvenire. Costoro non creano risparmio, ma danno fondo al risparmio altrui. Essi sono gli eredi o gli sfruttatori, non i creatori delle fortune, dei capitali esistenti. Convertono i beni strumentali esistenti in beni di consumo. Non rinunciano a questo per costruire nuovi beni capitali. Qui la critica economica diventa una critica morale, spiegabile solo in punti molto vicini al punto critico, probabilmente. Non è che dobbiamo assolutizzare queste parole, ma dobbiamo contestualizzarle in relazione al momento storico del 44, della fine di un'epoca e dell'inizio di un altro. Il problema è che oggi a me queste parole, poi discutiamone, ma suonano terribilmente attuali. E questo forse vuol dire molto sull'individuazione di dove siamo alla fine di questo punto critico. L'altro tipo, quello che si contrappone appunto all'uomo dilapidatore, è l'uomo che ha l'istinto della costruzione. Qui la descrizione einaudiana, ancora una volta, sembra fortemente inattuale e anacronistica, ingenua forse se guardiamo le nostre civiltà di oggi, e tuttavia ha un suo preciso, una sua precisa ragione. L'analisi, qui non abbiamo tempo di svilupparla nella sua, ma è un invito a rileggere questi passi, queste articolazioni di questo discorso, questa analisi antropologico-critica della società sua, ma purtroppo anche della nostra. E qui il collegamento, ancora una volta, un primo stimolo al risparmio è dato dal desiderio di fondare una famiglia. Cito. Lo scapolo, i coniugi senza figli possono accontentarsi di una pensione vitalizia, la quale sia pagata sino all'ultimo momento della vita. Il padre della famiglia risparmia purché e se reputa di aver fondato qualcosa che sia di sostegno nella vita ai figli e ai nipoti. Ecco come la proiezione nell'avvenire diventa un incentivo di fondo, di lungo termine del sistema economico, che ricorda un po' appunto quella citazione del mercato da cui siamo. Di quella descrizione da cui abbiamo preso avvio oggi, grazie a Lorenzo. Amplia la casa perché essa possa ospitare, almeno per qualche mese all'anno, le famiglie dei figli. La vuole divisibile affinché ognuna delle famiglie che da lui discendono possa alloggiarvi. Non concepisce la casa come un ente a sé stante. Se il risparmiatore che fonda una famiglia non avesse la speranza di far godere i discendenti dei frutti dei capitali accumulati, il cumulo non avrebbe luogo e la collettività sarebbe di altrettanto più povera. Quelle case, quelle fabbriche, quei negozi, quelle terre migliorate non esisterebbe. E il legame tra questa idea, che ripeto, sembra moralistica, sembra completamente attuale, il tema della democrazia, della sovranità della democrazia è assolutamente anche questo attualissimo. La logica di questo passaggio la troviamo laddove la
appunto, attraverso un'analisi complessa, non abbiamo il tempo di seguirla, no? L'analisi della vita 2, delle relazioni sociali, del rapporto con i figli, dell'individualità, di tutti, dell'educazione scolastica. Lasciatemi, da professore, lasciatemi dire qualche cosa che mi farà apparire ancora più conservatore e boomer di quanto già non abbia fatto fino adesso. Però di fronte a generazioni che a volte non sanno scrivere, non sanno fare uno scritto, in modo siamo di fronte ad una situazione di ritorno di analfabetismo. Questo non possiamo negarlo in certe situazioni. Sto parlando naturalmente di una parte degli studenti. E a un certo punto, quando parla di educazione scolastica e di scomparsa degli studi umanistici, Einaudi è assolutamente radicale. Qui è un tema che, appunto, su cui Enzo ha speso interi volumi. Poiché tutti gli uomini sono uguali, cito, qualcuno veglia affinché le medesime nozioni siano ugualmente offerte a tutti, con la scuola unica in basso, sino almeno a 3 anni dopo le scuole elementari. Poi si concede con molta ripugnanza che taluno impari il latino, il greco e la filosofia. Meglio sarebbe se tutti, per suggerimento di genitori e di maestri che tirano al sodo, attendessero in primo luogo alle cose tecniche, utili nella vita quotidiana, alla fisica, alla chimica, alla stenografia, alle lingue moderne, alla contabilità, al disegno, alla meccanica, relegando alle ore subsicive quelle cose che i vecchi chiamavano umanità e mettevano a fondamento della cultura. Ecco che qui c'è un problema. Così a 20 o 22 anni il giovane si presenterà a correre alla gara della vita alla pari con altri giovani, maschi o femmine, tutti ugualmente formati fisicamente e intellettualmente, tutti uguali per vestiti, scarpe o acconciature di testa. Tutti destinati a trascorrere le ore lavorative nell'ufficio, nello stabilimento pubblico o privato, dove la carriera, dato l'uguale punto di partenza, sarà offerta con diversità nei punti di arrivo a seconda del merito. Ecco che in questa critica del modello, anche dell'educazione, no, troviamo un fondamento della crisi della democrazia, no, di quel mito della democrazia sovrana che è fondato, secondo Einaudi, appunto su una credenza, su una proiezione di futuro. Ecco che ci dice: il mito della democrazia sovrana dura in Inghilterra dal 1689 e non pare destinato a venir meno tanto presto. Durò in Piemonte e poi in Italia dal 1848 al 22. Il mito risorto nel 45 dura ancora e durerà fino a quando gli italiani, fatta la triste speranza contraria, rimangono persuasi che nessun altro mito può sopravanzare quello, tutto che razionalmente non dimostrabile del contare le teste. In passato gli uomini ritennero che altri miti fossero validi e imperatori e re furono ubbiditi perché unti dal Signore o consacrati dalla grazia di Dio, che erano miti anch'essi, eccetera, eccetera. Cioè, qui Einaudi, siamo ovviamente dopo, ma ci dice sostanzialmente questo, che la credenza in un mito è quello che fonda la democrazia. E quindi il punto critico è anche l'idea di fondo di mantenere, no, l'elemento di eternità del riferimento al Medioevo e all'eternità della costruzione propria del Medioevo. Abbiamo parlato appunto di crisi dell'impero romano, però in un altro punto appunto in quel paragrafo 107, che ovviamente adesso ho perso la citazione esatta, però Einaudi ci dice, eccola qui, ci dice sostanzialmente questo, ci dice: forse in nessuna epoca storica l'istinto della costruzione fu così evidente come nel Medioevo, quando si costruiva per l'eternità. Anche in questo caso, i castelli erano fortezze con muraglie dello spessore ciclopico e le case erano torri che volevano sfidare i secoli. Non si parlava di prestiti di denaro a interesse, rimborsabili e perciò consumabili entro pochi anni, ma di costituzione di rendite perpetue. Chi aveva costruito il castello, la torre, la casa, chi aveva dissodato il terreno boscoso in collo, colto, voleva che il castello, la casa, la torre, la masseria rimanesse per sempre nella sua famiglia.
Ecco che qui, naturalmente, dal punto di vista di una teoria economica, molti sarebbero gli economisti liberali che si alzerebbero in piedi e accuserebbero Einaudi di socialismo o di ogni peggio cosa. Però, purtroppo, in tempi di tempo di punto critico o di crisi radicale dei costumi, questi elementi diventano la differenza tra il liberalismo come proiezione e invece il suo rovesciamento. E qui allora, se ho ancora qualche minuto, vorrei dire proprio questo, andare un po' oltre Einaudi e aprire un tentativo di dibattito utilizzando un altro autore, Jean-Pierre Dupuy, che parla di punto fisso endogeno e di punto fisso esogeno, e di interpretare sostanzialmente la teoria del punto critico, dell'ambivalenza del punto di critico di Einaudi attraverso la nozione di punto fisso endogeno di Dupuy, che è legato alla teoria di Girard, un altro autore che è indubbiamente vicino al tema del cristianesimo. Ci fornisce un'analisi della società e della civiltà di grande interesse. Un punto fisso, endogeno, secondo Dupuy, è, cito, un punto di riferimento che ciascuno prende per dato esteriore, intangibile, allorché tutti sanno che esso risulta dalla sinergia di ciascuno con questo stesso dato. Questa è una critica al mito dello Stato, al Leviatano. Nel Leviatano la posizione del sovrano assoluto, dello Stato assoluto, è un punto fisso, dice Dupuy, esogeno, cioè un qualche cosa che ci viene imposto dall'esterno, dall'alto. La libertà, il liberalismo, consiste nel tradurre questa idea, il potere viene dall'alto, dallo Stato. Pensate all'immagine del Leviatano del libro di Hobbes, trasformarlo in qualche cosa che è legato al tema della libertà, della generazione dall'interno di questo uomo che non è l'uomo che dilapida, ma è l'uomo che costruisce, che ha una proiezione di futuro, che ha una visione costruttiva della società. Ecco che allora qui c'è una possibilità di ribaltare completamente la costruzione della collettività e tramutare appunto ciò che è esterno in qualche cosa che è interno, endogeno e che è legato alla libertà di ciascuno e che per tale non può essere pianificata, controllata, dominata. E concludo dicendo questo: nella teoria di Girard, in questa idea di Dupuy, l'economia, il mercato, come abbiamo descritto, come lo ha descritto nella citazione iniziale Lorenzo, come ne ha parlato Paolo e temo, credo, anche come ne parlerà Enzo fra poco, è una forma di contenimento della violenza. E questo è un altro tema, e forse l'ultimo di grande attualità di questa impostazione antropologica, epistemologica, liberale e cattolica. Si tratta qui di contenere nella violenza nel doppio senso di tenerla all'interno del sistema. C'è una violenza della competizione, c'è una violenza del mercato, c'è una violenza interna al liberalismo, indubbiamente, ma contenerla al suo interno, non lasciarla esplodere, significa farne da sbarramento, cioè mantenerla all'interno appunto di quelle cornici, di quel limite che costruisce una città, una civiltà in crescita e positiva. Questo è un elemento appunto che rievoca quanto Paolo ha detto sul sacrificio, sul dono. Questo è un dispositivo antropologico che è all'origine della civiltà stessa e che in queste lezioni di politica sociale Einaudi, e non solo qui, esamina e analizza e che costituiscono la radice culturale della sua analisi e secondo me anche una sua ragione di attualità. Il liberalismo è
liberalismo economico è una forma di contenimento della violenza e della sua viralità nelle società degli uomini dilapidatori. Ecco che quindi arrivo a Sì, questa. grazie anche perché sennò poi Enzo viene sacrificato e non va bene. Prego. Arrivo appunto a questa conclusione finale, cioè l'intenzione di leggere questo punto critico einaudiano con una teoria del punto fisso endogeno che si rivela come l'ultimo tratto di contenimento della violenza ispirato su una posizione antropologica. Grazie davvero ed credo di poter dire tranquillamente che Paolo Silvestri aveva pienamente ragione, nel senso che quando parlavo per la prima volta di questa serata chiesi alcuni relatori, Enzo era già previsto, e assolutamente Paolo Héritier, il massimo esperto della teoria del punto critico, su cui ha riflettuto da questo punto di vista e confermo, visto l'intervento di questa sera appassionato, insomma, articolato, e ci ha ricordato alcune cose, insomma, l'antiperfettismo in qualche modo. Di Einaudi, quindi un liberalismo concreto, e ci ha ricordato un'espressione che troppo spesso non, come dire, su cui non riflettiamo, cioè quella del dopo la caduta del muro di Berlino, l'espressione credo che abbia utilizzato la pianificazione del liberalismo, quindi quello per cui le grandi istituzioni internazionali stabilivano dall'alto determinate condizioni che venivano imposte per poi peraltro concedere anche finanziamenti, eccetera, che è qualcosa che ovviamente dovrebbe essere, crediamo tutti, che possa essere positivo perché garantisce delle condizioni minime, ma appunto pianificate dall'alto e non fatte emergere grazie alla cooperazione, all'ordine spontaneo, spesso hanno prodotto anche effetti negativi e sicuramente poi non ci sono stati questi determinismi per cui si credeva che introducendo parte della libertà economica poi avrebbe comportato questo l'arrivo della libertà politica. Insomma, questa cosa è un aspetto su cui si riflette troppo poco. E la bellezza di Einaudi è quella di un autore che appunto dedica questo testo a parlare di politica sociale, ma è un testo in cui c'è anche una grandissima critica, e ha fatto bene il professore Héritier a ricordare la via della schiavitù di Hayek, perché nello stesso testo in cui si sottolinea la necessità di interventi nei confronti delle persone, come dire, in difficoltà, Einaudi scrive: l'uomo comune, in questo caso, sa che la tirannia è vicina ed anzi è già quasi in atto quando lo Stato abbia cresciuto siffattamente i suoi compiti, che troppa parte della popolazione attenda i mezzi di esistenza da un pubblico impiego in una delle tradizionali pubbliche amministrazioni, ovvero in qualcuna delle nuove gestioni industriali assunte dallo Stato. Poiché quando l'uomo dipende per il pane quotidiano da un funzionario statale, il quale sta al di sopra di lui, e questi a sua volta dipende da un funzionario ancora più alto situato, nasce una gerarchia di uomini ubbidienti invece di una società di liberi cittadini. Ed è appunto un pensatore che ha, come dire, sottolineato anche l'importanza della tassazione per finanziare alcuni testi, ma era alcuni servizi, ma era un pensatore che abbiamo dedicato la tessera del 2021 di Lodi Liberale, che nel 1907 scriveva una cosa di questo tipo, che è ancora rivoluzionaria ancora oggi, cioè la frode fiscale non potrà essere davvero considerata la stregua degli altri reati finché le leggi tributarie rimarranno vessatorie e pesantissime e finché le sottili arti della frode rimarranno l'unica arma di difesa del contribuente contro le esorbitanze del fisco. 22 settembre 1907, un autore che un pensatore che scriveva queste cose nel 1907, credo che oggi potrebbe anche diventare anarcho-capitalista libertario, se considerate le condizioni che sono cambiate, non per il pensiero, ma per le condizioni come dire, di contorno, credo di sì. Insomma, era uno dei padri, tra le altre cose, fondatori, in qualche modo, del pensiero che ha dato origine all'Unione Europea, troppo spesso bistrattata, che ci dimentichiamo che ci ha garantito apertura dei mercati, libera circolazione di merci, persone, ci ha garantito la pace nel secondo dopoguerra e quindi in qualche modo vicino all'economia sociale di mercato, tanto cara, tra le altre cose, a Enzo Di Guascio, perché siamo felici di ritrovare la Lodi Liberale. A te. Grazie, grazie Lorenzo, grazie dell'invito. Non mi poteva andare meglio, non mi poteva andare peggio parlare dopo Paolo Silvestri e Paolo Héritier. Raramente ho sentito gli interventi
così interessanti sul pensiero di Einaudi, che hanno anticipato e detto tante cose, una più interessante dell'altra. Dunque, le lezioni politica sociale non sono un classico del liberalismo, non sono solo un classico del liberalismo, ma sono un classico della cultura italiana. Ed è uno dei testi più sottovalutati nella cultura italiana. Per tutte le cose che abbiamo sentito, per altre che se ne potrebbero dire, e c'è stata, diciamo, una convergenza a sottolinearlo, da vari punti di, per sottovalutarlo da vari punti di vista. Era un testo troppo liberale per i socialisti e troppo socialista per i liberali, troppo interventista per i liberisti, troppo liberista per gli interventisti. Era un testo troppo teorico, troppo filosofico per gli economisti ed era un testo poco filosofico, appunto, per i filosofi. Quindi, tutti questi elementi, era un testo, diciamo, enormemente sottovalutato dai liberali italiani e questo c'hanno la loro responsabilità. Che probabilmente il liberalismo idealista di stampo crociano non poteva, diciamo, valorizzare questo testo. E quindi, diciamo, si è capito che è una miniera d'oro, per oggi, soprattutto per i problemi di oggi, ma anche quelli di allora. Paolo Silvestri ha introdotto la questione del punto critico, no? Einaudi scrive questo libro nel 43-44, quando era in Svizzera, no? Va in esilio per ragioni politiche. In quegli anni esce non solo La via della schiavitù di Hayek, ma escono altri libri che ci fanno capire qual è il problema di quel periodo storico. Esce il libro di Schumpeter, Capitalismo, Socialismo e Democrazia, esce uno o due anni prima, dopo, diciamo, siamo prima a metà degli anni 40, esce La grande trasformazione di Carpolani. E poi escono due libri di Repke, il gemello, diciamo, tedesco, se si passa l'espressione, l'Einaudi tedesco, che sono La crisi sociale del nostro tempo, mi pare, nel 1942, e il suo capolavoro, Civitas Humana, che esce 2 anni dopo. Qual è il problema che questi testi volevano affrontare, a cui danno risposte diverse? Cioè il problema, innanzitutto, del rapporto tra economia di mercato e democrazia e libertà, tra capitalismo e democrazia di mercato, e economia di mercato e democrazia, cioè era la questione del fascismo che interessava il mondo. No? Non è un caso che lo scrivi in questo periodo. Cioè, io non dire cosa ha capito? Ha capito che c'era un grande problema di coesione sociale, che era una delle cause del fascismo, e a cui occorreva dare una risposta diversa da quella che darà, per esempio, Schumpeter, no? Che non credeva nella capacità di autoregolazione del mercato, o per certi versi che dava lo stesso Polanyi con le contromovimenti, adesso non entriamo, diciamo, nel merito. E Einaudi che cosa fa? Dice sostanzialmente questo: una democrazia, per stare in piedi, deve essere inclusiva. E non a caso lui poi diventa uno dei protagonisti della rinascita economica e morale e soprattutto anche politica di questo paese, uno dei padri della patria sulla cui tomba io, Paolo e Paolo, diciamo, una volta abbiamo fatto, bisogna andare a Doriani. È chiaro? La democrazia deve essere inclusiva. Che significa che deve essere inclusiva? Significa che la democrazia sta in piedi, una delle ragioni affinché una democrazia stia in piedi, è quella di convincere le minoranze, i ceti meno abbienti, i più poveri, le minoranze di tutti i tipi, che l'ambiente della società aperta è il luogo migliore dove far valere i propri interessi. Questo è lo scambio che bisogna fare per accettare dentro la democrazia queste masse popolari e convincerle che quella era il luogo dove potevano far valere i propri interessi. Guardate bene, è stata una sfida enorme che l'Italia ha vinto nel secondo dopoguerra. E non era scontato. E l'ha vinta come? Con il welfare, tra l'altro. No? Abbiamo avuto la riforma agraria, abbiamo avuto il piano Una casa di Fanfani, abbiamo avuto
una serie di elementi che hanno convinto le masse popolari a fare la loro battaglia per l'emancipazione dentro le regole della democrazia. Ora, il libro di cui stiamo parlando, di Einaudi, è un libro sul punto critico di un'intera società. Cioè, la società, per non scendere sotto questo punto critico, ha bisogno di che cosa? Ha bisogno di coniugare libertà e uguaglianza. Cioè, Einaudi non è uno di quei pensatori che si limitano a... Lorenzo diceva prima i libertari, no? C'è un pensatore più lontano dai libertari come Einaudi, ovviamente, diciamo, no? Rothbard, che è uno dei capi dei libertari, accusato di socialismo in Etica della Libertà, scrive un capitolo in cui l'accusa di socialismo Hayek, figuriamoci se Einaudi per lui è un comunista, diciamo, no? Quindi, autori, diciamo, un po' scriteriati, lasciamo perdere. No, ma non si limita Einaudi all'enunciazione della libertà, non ne fa una questione morale, o non ne fa solo una questione morale, abbiamo sentito Silvestri, diciamo, i presupposti etici, teoretici, no? Penso al bel libro che ha fatto Francesco Tomasi, no? Sui presupposti teoretici di Einaudi. Einaudi ha capito che la libertà ha bisogno di condizioni materiali. Questo è il punto, perché noi viviamo in società, agiamo, e quindi non ci possiamo limitare all'enunciazione di principio della libertà. Occorre guardare alle condizioni materiali. E queste condizioni materiali, dove non ci sono, vanno create. Cioè, il principio su cui si muove questo libro, molto banalmente, diciamo, per riprendere una frase, diciamo, che ha un certo effetto: il mercato, dove possibile, lo Stato, dove è necessario. E questo punto di equilibrio tra Stato e mercato va visto volta per volta, nelle condizioni storiche, sociali, economiche, culturali, ideologiche, che possono cambiare, diciamo, da un decennio all'altro, o da un paese all'altro. Quindi la questione, diciamo, della solidarietà su cui insiste Einaudi in questo libro va vista da questo punto di vista. La solidarietà diventa lo strumento fondamentale per tenere insieme una comunità, per evitare che dentro questa comunità possano partire pozioni antiliberali, antidemocratiche, ed era quello che lui apprende la lezione degli anni 20 sostanzialmente. E occorrono delle regole per evitare che l'economia di mercato, l'economia di concorrenza, stravolga se stessa. Tenete conto che in una bellissima recensione del libro di Lettke, Einaudi, che sotto forma di recensione lo critica il totalitarismo, la sfuggiva la censura, no? Ci si inventava di tutti i tipi, teorizza il famoso paradosso della concorrenza, quando dice: il paradosso della concorrenza consiste nel fatto che la concorrenza, cioè la competizione economica, non sopravvive alla sua esclusiva dominazione. Cioè, occorrono le regole, occorre lo Stato. È chiaro? Ecco il punto di equilibrio che Einaudi cerca di trovare: da un lato le regole, Stato, dall'altro l'intervento di solidarietà, adesso vediamo un attimo di che tipo, per garantire appunto questo equilibrio. Guardate bene, questo equilibrio tra libertà, democrazia da un lato ed economia di mercato dall'altro. Poi c'è un altro elemento su cui magari un giorno si potrà tornare presentando un altro classico di Einaudi, che è il suo europeismo. Einaudi, dopo la prima guerra mondiale, aveva capito che il mercato avrebbe travolto le democrazie se non si fosse andato a una dimensione sovranazionale per regolare i mercati. E lui fa il parallelo, così come in Italia tanti staterelli poi si sono fusi, eccetera, eccetera, i trasporti, fa con la sua prosa indimenticabile, fa questi esempi per far capire: andremo verso una situazione in cui gli stati nazionali non ce la faranno più a gestire i mercati globali. Lo scriveva negli anni 20, poi ci è tornato su fino agli ultimi saggi sull'Europa, quindi erano i saggi che poi, come è noto, Colorni e gli altri estensori del manifesto di Ventotene commentavano a Ventotene, che ispirarono poi il manifesto di Ventotene. Questi erano tutti, diciamo, allievi ideali di Einaudi, non solo allievi ideali, perché Einaudi, quando Rossi e Spinelli sono stati 10 anni in carcere, gli mandava i libri, e tra questi libri gli mandava i libri di Hayek, che hanno cominciato a tradurre Spinelli e Rossi in carcere, tra le altre cose. Ora, come si raggiunge questa solidarietà? No? Come si invera questo principio di libertà,
trovando le condizioni materiali affinché, per esempio, diritto alla salute, la libertà alla salute possa essere effettivamente trovare riscontro. Propone due interventi, interventi nel mercato, interventi fuori dal mercato. Gli interventi nel mercato, primo, la lotta ai monopoli. Chiaramente Einaudi sa che questo è un must di tutti i saggi di Einaudi. Perché? Perché la lotta contro i monopoli significa difendere la competizione e la competizione si difende con delle regole che, evitando concentrazioni, favoriscono i consumatori, eliminando nicchie ecologiche più o meno protette per legge o per appartenenza politica, eccetera. Quindi di per sé la competizione, oltre ad essere uno strumento che genera conoscenza, esplora l'ignoto, eccetera, eccetera, è un grande strumento di solidarietà, perché naturalmente produce più innovazione, fa abbassare i prezzi, eccetera. Quindi la prima cosa, dice Einaudi, in un passaggio politiche sociali, i monopoli sono un ladrocinio commesso ai danni della povera gente. Chi ha letto John Stuart Mill, che è uno degli autori più apprezzati da Einaudi, trova più o meno le stesse parole scritte nella terza edizione del Principio economico di John Stuart Mill, quasi un secolo prima di Einaudi. Quindi interventi nel mercato e soprattutto la politica di solidarietà attraverso la lotta ai monopoli, che non è per niente semplice. E già questo significa avere uno Stato che sia in grado di combattere i monopoli. Secondo, interventi fuori dal mercato. Il mercato può generare della solidarietà e bisogna fare questo tratto di strada. Poi bisogna fare un altro tratto di strada, quello degli interventi fuori dal mercato. Lo diceva prima, adesso mi ricordo, credo Paolo Verite, abbassamento delle punte di ricchezza, dicevamo, no? Imposte progressive, imposte sui grandi patrimoni, addirittura Einaudi è uno che propone la tassa sull'eredità, sulle grandi eredità, eh? C'è un brano, magari dopo lo leggo, che è spettacolare da questo punto di vista. No? Quindi abbassamento delle punte, innalzamento delle condizioni, no? Noi li chiamiamo innalzamento dal basso, no? Il minimo nazionale di vita lo chiamano. Cioè, bisogna intervenire per innalzare le condizioni di vita dei più poveri. No? Dice lui, il principio generale che in una società sana l'uomo dovrebbe poter contare su un minimo necessario per la vita che non induca i singoli all'ozio, non sia un punto di arrivo ma di partenza, un'assicurazione data a tutti gli uomini perché tutti possano sviluppare le proprie attitudini. In che cosa consiste? Lui dice chiaramente che guardava piano Beveridge, no? O comunque era uno degli esempi di riferimento. E lui dice, che cosa occorre? Assicurazione sociale, infortuni sul lavoro, pensioni di vecchiaia, sussidi per il matrimonio, per i figli, per la maternità, assegni familiari, diritto alla salute, sanità, disoccupazione, poi graduale estensione dei servizi pubblici. E poi dice, Einaudi, tutti questi interventi servono a migliorare, a avvantaggiare tutti. Cioè, avvantaggia tutta la società, questo, no? L'innalzamento di tutti, l'innalzamento di tutti, esattamente. Cioè, e qui Einaudi che cosa fa? Teorizza l'eguaglianza dei punti di partenza. Lo dice chiaramente, occorre garantire, la formula è un po', diciamo, approssimativa, un po' standard dei punti di partenza, in realtà. Sarebbe più giusto dire la riduzione delle differenze dei punti di partenza o delle differenze, diciamo, nel diritto a diventare diseguali, come dice Sartori, ma lasciamo perdere. Cioè lui dice, ci sono persone che nascono in tradizioni diverse, famiglie diverse, no? Che hanno in dote conoscenze o risorse economiche diverse, che hanno opportunità diverse. E quindi bisogna in qualche modo intervenire sulle opportunità di chi ha meno per consentire alla società di poter beneficiare anche del loro impegno. Vi leggo un brano che Einaudi dice: qual colpa
colpa a un bambino di essere nato da genitori miserabili e per giunta viziosi, alcolizzati e ignavi, ed essere perciò costretto a morte precoce, è un caso di sopravvivenza a vita dura. In stanze affollate, in ambiente privo di luce spirituale e morale, predestinato alla miseria, alla delinquenza, alla prostituzione? Qual merito ha un altro bambino se nato fra mezzo adagi, avuto salva la vita, anche se di costituzione debole l'ha potuto fortificare con esercizi fisici, nell'aria pura dei monti, del mare, ha avuto larghe possibilità, eccetera, eccetera, no? E quindi lui diceva, queste colpe non esistono, ovviamente, no? Bisogna intervenire affinché ci possano essere, diciamo, un riequilibrio nelle opportunità di vita di questi bambini. E c'è una pagina in cui lui dice occorre il reddito minimo, sostanzialmente, no? Un intervento dello Stato che garantisce il reddito minimo a tutti, per una vita dignitosa, per l'eguaglianza di punto di partenza. È veramente, c'è una pagina in cui è veramente, diciamo, in qualche modo commovente come Einaudi descrive che cos'è la vita dignitosa, che bisogna garantire questi punti di partenza, diciamo, minimi per tutti, no? Ecco cosa vuol dire eguaglianza nei punti di partenza, dice Einaudi. Ecco la casa d'appartamento in città, è comoda, ben congegnata, i quartieri sono minimi, di una o due stanze, con bagno e cucinetta. Riscaldamento centrale, nella cucinetta di 3 o 4 metri quadrati, ghiacciaia, cucina elettrica o a gas, acqua corrente, fredda e bollente in tutte le ore del giorno e della notte. Radio, grammofono, telefono, al piano terreno i servizi centrali, ad ore fisse un impiegato della casa viene su a pulire e a fare le stanze, a tirar su un letto falso, a nasconderlo insieme con i materassi e le lenzuola nell'armadio, sicché sino a sera la stanza diventa un salotto da stare e cosiddetto studio, dove si guardano le ultime novità prese a prestito dalla biblioteca circolante. Nella cucinetta la signora prepara rapidamente il primo sciolvere del mattino col latte che è venuto su ed ora ad ora giusta dal servizio centrale del pian terreno. Poi ciascuno va al suo lavoro, i due si rivedono alle 5. Oggi non si potrebbe dire la signora prepara il cappuccino la mattina perché, ma lasciamo stare. Quindi voi capite, diciamo, come che cosa intendeva Einaudi, no? Per eguaglianza dei punti di partenza. E tutto questo è legato proprio all'idea, sostanzialmente, che al di sotto di certe diseguaglianze, o meglio al di sopra di certe diseguaglianze, quando diventano insopportabili, l'economia di mercato diventa incompatibile con la democrazia. Questo è un po' il punto di equilibrio, se volete, il punto critico che lui si pone questa questione. E occorre un welfare per mandare d'accordo le due cose, per garantire alla concorrenza di non essere distrutta a se stessa, il famoso la vostra concorrenza di cui parla Einaudi. E lui lo dice chiaramente, qui a pagina 14, quando dice: non possiamo, ecco, dice, non possiamo chiedere al mercato ciò che il mercato non ci può dare. Occorre che sia l'intervento dello Stato e di altre istituzioni a creare dei meccanismi che possano in qualche modo regolare l'economia di mercato. Quindi, questo è l'interventismo sociale, sostanzialmente, di Einaudi. Lui usa la parola a un certo punto interventismo liberale, no? Non è in contrasto con la difesa del mercato di cui Einaudi è campione, ma è funzionale a quello. Perché? Perché se tu garantisci condizioni minime di vita alle persone, queste persone arricchiranno l'ambiente competitivo, quindi anche la concorrenza economica, con la propria dote di conoscenza, di inventività. Con l'alertness direbbe Kirchner, cioè la prontezza a scoprire nuovi prodotti e così via. Non solo, ma riducendo queste disuguaglianze tu fortifichi quell'ambiente morale, quell'ambiente etico, e su questo poi Prepp, che sarà veramente maestro al di là della domanda dell'offerta, che è la precondizione per far funzionare il mercato. Perché il mercato ha bisogno di risorse non economiche per funzionare bene.
E tra queste risorse ci sono un ambiente morale, ma questo ambiente morale va garantito fuori dal mercato. E una delle condizioni è evitare che ci siano troppe disuguaglianze, altrimenti il mercato non può funzionare, no? Quindi tutto questo, diciamo, lega, si diceva prima, Einaudi alla tradizionale economia sociale di mercato. Non a caso il suo grande amico, che Einaudi stimava moltissimo, era Repke, che hanno avuto una carriera parallela, sono due intellettuali molto simili per certi versi, no? Perché Repke è l'Einaudi tedesco, cioè colui che è stato il consulente economico della rinascita economica tedesca, veramente è stato un grande, no? Ha lavorato con Erhard, con Adenauer, cioè colui che poi ha dato l'idea per fondare, anche mettendoci le mani direttamente, il welfare state tedesco. E Einaudi ha fatto più o meno la stessa cosa in Italia, con una dominazione, ha avuto un ruolo fondamentale. Quindi, da questo punto di vista, possono essere messi sullo stesso livello come obiettivo, quello di individuare un punto di equilibrio tra il capitalismo e la democrazia, tra la competizione economica e la solidarietà, per consentire alle società più avanzate, che avevano conosciuto il fascismo e il nazismo, cioè che erano frutto, tra le altre cose, anche di gravi disuguaglianze che ha prodotto l'economia di mercato, l'incapacità di regolare l'economia di mercato da parte di istituzioni deboli, di superare queste sfide. E su questo Einaudi non ha timore di essere considerato poco o meno liberale, lui interessano i problemi da risolvere. Si muove su piani trasversali, persino alle discipline, no? Quando tu leggi Einaudi, pensi che ha ragione Repke. In una pagina Repke dice: chi conosce solo l'economia non sa neanche quella. No. Ha ragione. Cioè, Einaudi è sociologo, storico, filosofo, a me interessano i problemi che hanno, no, in realtà, appunto, di prospettive. E nel 1956 Einaudi, appunto, scrive, secondo me, un saggio molto illuminante, Discorso elementare sulle somiglianze e sulle dissomiglianze tra liberalismo e socialismo, pubblicato poi nella Predica Inutile, in cui cosa fa Einaudi? Dice: ma liberali socialisti, lui dice, tra liberali e comunisti vi è un abisso, e chiude la partita. Tra l'altro, c'è anche un altro saggio di cui parla di questo. Ma tra liberali e socialisti ci sono alcuni tratti di strada che si possono fare insieme. E poi a un certo punto le strade si separano. E poi si può leggere, insomma, un passo lungo, ma è veramente molto interessante. E poi a un certo punto lui dice, diciamo che questo contrasto tra la prospettiva più liberale e quella di socialismo democratico è un contrasto fecondo e creatore che fa bene alla democrazia. Tant'è vero che poi lui che cosa fa? L'elogio dei sindacati, della lotta, dei diritti sociali. Cioè, noi ci troviamo di fronte a pensatore che, rispetto, diciamo, anche ai decenni precedenti, aveva cambiato anche idea su alcune cose, che aveva appreso la lezione del fascismo, che non era solo una questione nazionale, c'è stato il crollo, diciamo, dei regimi liberali, non solo in Italia, che si era posto il problema di come regolare la competizione economica affinché non potesse travolgere le libertà, che dava una risposta diversa da quella di Schumpeter, molto più ottimista, e che quindi disegna un panorama istituzionale di intervento dello Stato, di interventismo liberale, come lo chiamava lui, che è stata una lezione sprecata nel nostro paese. Questo è il punto. Quando io ne parlo con amici, diciamo, più di sinistra, dicono: ma quello è un liberista, lascia perdere Einaudi. Quando ne parlo con altri liberisti, dice: vabbè, ma Einaudi non è un vero liberale, no? Mi ricordo i seminari che abbiamo fatto a Parigi con i nostri liberisti amici francesi, quando mi parlavi di Einaudi, per loro non è un liberale, no? Diciamo, sono un po' liberali ideologici, ecco. Invece, forse una delle definizioni più belle date da Norberto Bobbio, che qua nel capitolo sui profili ideologici del Novecento, il capitolo dedicato a Einaudi e Salvemini, la lezione dei fatti.
cioè due pensatori, diciamo, di formazione non idealistica, ma positivistica per quello che si può dire, diciamo, sicuramente di tradizione empirista, fallibilista, che si misuravano con i fatti. E quindi, diciamo, io oggi consiglierei vivamente, anticipo la domanda che ci va sempre alla fine, Lorenzo, di leggere questo testo. Tra l'altro io ho insegnato qualche anno, anche, tra le altre cose, anche filosofia politica, e ho parte un manuale, va bene, una reading list di testi, di saggi, di classici su cui studiare, oltre al libro di Philippe Nemaud, Kelsen e qualcun altro. Ci cioè, avevo messo anche lezioni di politica sociale di Einaudi. E i ragazzi erano contentissimi perché scoprivano un mondo. Chiaro, quindi diciamo, consiglierei di leggere questo libro sicuramente, e insieme a questo consiglierei di leggere un libro bellissimo scritto da Paolo Silvestri, che si chiama Il liberalismo di Luigi Naldo del buon governo, è uno dei testi migliori che noi abbiamo sulla teoria politica, ma non solo, sulla teoria filosofica, filosofia sociale, economica di Einaudi, e quindi è una ricchezza, e mi voglio augurare che anche presentazioni come queste e altre iniziative che ci saranno, adesso qui a Roma ce ne sarà uno lunedì prossimo con il nostro amico Angelo Petroni, possano far capire quanto sia importante tutto questo, che non è un autore che appartiene al passato o che appartiene a una parte politica, ma è uno degli autori più sottovalutati, forse insieme a tutti. E Einaudi non è inferiore a Gramsci, diciamo, come figura culturale in questo paese, no? Non è inferiore a Sturzo, non è inferiore a Benedetto Croce, ma dire queste cose sembra un'eresia. Solo chi è entrato dentro l'universo einaudiano, ha letto le sue cose, ha capito veramente, no, quello che, le sue analisi, il fatto di muoversi a cavallo tra discipline diverse, può capire la ricchezza. Quindi io mi auguro veramente che, diciamo, possiamo invitare almeno qualcuno, qualche studente, spesso io lo faccio, parlando di lezione, a riscoprire questi autori e a capire come molte di queste cose che abbiamo detto oggi, rapporto mercato, democrazia, uguaglianza, libertà, sono cose che sono indicazioni preziosissime per fare i conti con i problemi di oggi, no? Quest'idea di terza via che Einaudi e rep che condividono sostanzialmente, no? Tra liberismo e socialismo. Einaudi è uno dei critici più duri del liberismo, sono le pagine spietate contro il liberismo. Dice: non avete letto mai un libro di un liberale se pensate che l'economia di mercato sia è autosufficiente, no? Dice, non è autosufficiente. Questo non l'ha letto mai nessuno, no? C'è un pezzo fondamentale, quindi questa lezione, diciamo, può essere utile, guardando i problemi di oggi. Grazie, Lorenzo. Grazie, sei quasi perdonato per lo spoiler dell'ultima domanda sui classici, ma credo che la sintesi di questa serata, anche se appunto credo che non si potrebbe non definire liberista nel senso in cui Einaudi probabilmente dà importanza alla libertà economica, ma insomma anche i liberali hanno un cuore, mettiamola così, anche se anche qui credo che punto di vista di chi ha più a cuore libertà economiche e quindi è probabilmente un po' più liberista, potremmo veramente fare tantissime discussioni sulla disuguaglianza e quindi sulla discrezionalità dello stabilire come dire, un punto a partire dal quale potrebbero esserci dei problemi, quindi considerarla di per sé un qualcosa di negativo e altro. Ma insomma, abbiamo fatto serate anche da questo punto di vista. Per chi volesse affrontare questo tipo di discorso, abbiamo presentato il libro di Bon Butler, Le ragioni della disuguaglianza, che ha un aspetto, peraltro, modestamente tradotto, ma insomma, è un piccolo libretto in cui si spiega esattamente le ragioni, in qualche modo, del liberismo e del perché la disuguaglianza di per sé non è un problema. Se è all'interno di un'economia di mercato, di un'economia libera, insomma, di assenza di vincoli, eccetera. Credo che la parte fondamentale, è chiaro, se qualcuno liberista impenitente o affascinato dalla scuola austriaca sente parlare di interventismo liberale, la prima cosa che gli viene in mente è l'esistenza dell'ossimoro.
Invece no, nel senso che, come è stato spiegato dal professor Di Nuocio, dipende cosa si intende dal punto di vista di intervento. Da una parte l'intervento fuori mercato, dall'altra le regole di cornice, quindi la necessità di avere comunque delle norme che non possano, come dire, che non, per evitare che possa esserci, mettiamola così, l'anarchia assoluta. Gli anarco-libertari, gli anarco-capitalisti potrebbero, come dire, sottolineare molte obiezioni a questo tipo di pensiero, ma insomma sarebbe una serata assolutamente diversa. Però insomma abbiamo capito davvero che questo è un testo ricchissimo che è il liberalismo dei fatti, liberalismo concreto, possiamo definirlo, perché appunto è un autore che viene, come ha giustamente ricordato il professor Di Nuocio, considerato troppo socialista dai liberisti duri e puri. Eccessivamente liberista e quasi egoista dai socialisti socialdemocratici, probabilmente è un autore assolutamente da leggere. Noi siamo particolarmente felici che ci sia collegato anche tra gli altri Enrico Morbelli, che salutiamo perché è l'anima di tante battaglie liberali, di tanta formazione liberale in questo paese, un creatore della scuola di liberalismo che prosegue, e quindi tutti i liberali italiani gli devono essere grati per questa sua opera meritoria nel corso del tempo. Vedo anche che sono collegati tra gli altri i nostri ex relatori Gianfranco Papi, Fabio Scacciavigliani, Andrea Bitetto, tra gli altri, che ringrazio di essere stati fin qua. Se ci dovesse essere una domanda breve, la possiamo anche ascoltare. Nel frattempo, al netto del professor Di Moscio, che ha già spoilerato, io faccio la solita domanda perché è importante. Oggi ci sono molti ragazzi, molti giovani che Einaudi probabilmente non hanno mai sentito, se non appunto magari qualche corso di educazione civica, scuola, il primo presidente della Repubblica, eccetera. Però è un autore appunto che ha scritto veramente tantissimo. Ci sono solo i 6 volumi delle cronache politiche, non mi ricordo esattamente il testo, ma insomma, veramente un autore sterminato. Peraltro c'è una grande iniziativa che è stata svolta da Gianna Gancia, che oggi è un parlamentare, all'epoca presidente della provincia di Cuneo, che pubblicò, e è ancora consultabile, tutti i testi di Einaudi in rete. Quindi se voi mettete, credo sia addirittura luigieinaudi.it, voi potete fare la ricerca e trovare tutti i testi saggi, anche quelli minori, tutti liberamente fruibili in rete. Ma Paolo Silvestri e Paolo Héritier, perché un giovane in particolare, ma chiunque non abbia affrontato approfonditamente questo pensatore, dovrebbe leggere oggi Le lezioni di politica sociale, e quale altro testo consigliereste di Einaudi, al netto naturalmente del testo di Paolo Silvestri, che abbiamo già abbondantemente pubblicizzato a ragione e con merito questa sera. Paolo Silvestri, se cominci tu, perché leggere questo testo e cosa altro leggere? Un ragazzo? Stiamo parlando di un ragazzo, ok. Beh, uno, diciamo, per quello che hai già detto tu all'inizio, cioè la descrizione del mercato, se un ragazzo volesse capire come cos'è un mercato, io non credo che esista, ma non lo dico perché mi sento un liberale einaudiano, non credo che esista perché non ho mai trovato una descrizione più bella di cosa sia un mercato, più accessibile, mettiamola così. E perché quelle sono lezioni che Einaudi, come stavo cercando prima di ricordare nel mio intervento pirata, prima che Paolo iniziasse, l'altro Paolo, furono lezioni che Einaudi dettò appunto in questi campi di rifugiati, dove c'erano anche ragazzi in questi campi, cioè non c'erano necessariamente solo studenti universitari, anche per questo il linguaggio delle lezioni di politica sociale è un linguaggio molto piano, e perché appunto è stato dettato e sono trascrizioni fatte appunto dagli studenti, quindi non trovate un linguaggio tecnico, c'è cioè la possibilità di capire, diciamo, come funziona l'economia in maniera veramente semplicissima, e sfido altri testi ad essere così chiari e così diciamo accessibili. Ne hanno E fatti. scusami se mi permetto, senza una formula, questo è l'autore grande che non riesce a spiegare i concetti a parole. Scusa Esattamente. l'interruzione. No, esattamente. Cos'altro leggere di Einaudi, sempre per i ragazzi? Beh, forse suggerirei, adesso mi viene in mente Le prediche inutili, di però linguaggio un po' più, diciamo, cesellato, perché il linguaggio einaudiano, però hanno una forma che Einaudi, anche lì, non smetteva mai di evolvere.
non aveva usato in nessun altro testo prima, sono una forma che tra articolo giornalistico, quindi diciamo sempre accessibile, saggio, ma saggio in tutti i sensi, nel senso che è proprio il pensiero di un saggio, diciamo così, Inhabile scrive subito dopo la presidenza della Repubblica. Hanno proprio una forma stranissima, cioè se uno legge le prediche inutili non sa bene di cosa stiamo parlando, cioè se è un articolo di giornale, se è un saggio, e forse, ecco, direi il buon governo, perché forse il buon governo, la raccolta più emblematica di Einaudi, sono quasi tutti articoli giornalistici, quindi comunque rivolti al grande pubblico, non particolarmente difficili, ci danno un quadro complessivo che va dal buon governo come istituzioni alla riflessione di Einaudi sulla Federazione Europea. Gli ultimi articoli lo stavo risfogliando oggi, da chi vuole la bomba atomica, chi vuole la pace, che oggi risuonano, diciamo, ovviamente in maniera sinistra questi articoli, ma li vedevo proprio lì alla fine nell'indice, ho detto, mamma mia, oggi dopo le due guerre in atto, diciamo, risuonano un po' strani, diciamo, però sono dei testi veramente accessibili, selezionati da Ernesto Rossi, uno degli allievi più ribelli di Einaudi, ma anche lì Einaudi dimostrava di essere un grande liberale perché ascoltava veramente chiunque, aveva questa grandissima capacità di ascolto, forse anche per questo sapeva scrivere molto bene. Grazie Paolo Heritier, perché un giovane dovrebbe leggere lezioni di politica sociale e cos'altro leggere. Ma io credo che l'elemento davvero interessante delle lezioni sia proprio questo perduto fondamento antropologico e di concezione di mondo, diciamo dell'umano che in Einaudi affiora e che è una vera matrice che probabilmente da questo punto di vista un po' manca, nel senso che oggi secondo me troviamo un'idea di individualismo che è slegata da questo, che è un mix tra il dilapidatore e l'individualista liberale. E questo, dal punto di vista antropologico, in un periodo di crisi fondamentale dell'Occidente, è veramente un testo fondativo. Per questo, purtroppo, Paolo Silvestro mi ha rubato il testo, perché anch'io avrei detto prediche inutili, però mi faccio aiutare con una mossa del cavallo da Enzo e direi Civitas Humana di Röpke, perché in un certo senso il parallelo potremmo quasi dire che davvero questo testo sta all'interno di questo filone, forse è il più interessante. Quindi scusa se trasgredisco da liberale alla regola, ma la mia anarchia mi costringe a darti un'indicazione di un altro Posso aggiungere una cosa, Lorenzo, visto che Enzo aveva richiamato Röpke, autore. e Paolo Certo. Civitas Humana, al seguito di Enzo, è un riferimento giustissimo dal punto di vista storico, perché i due si incontrarono proprio quando erano in Svizzera, e Röpke, Einaudi non solo aveva recensito, come ha ricordato Enzo, il libro precedente, Röpke fece leggere Einaudi le bozze di Civitas Humana. Ci sono nel diario di Einaudi riferimenti, infatti uno dei punti centrali delle lezioni di politica sociale, quello che in caso di Röpke è interventi conformi versus interventi non conformi, diciamo così, oltre ovviamente a tutto questo background delle commissioni di mercato. E si direbbe oggi che c'è questo comune sentire anche sulla cosiddetta property owning democracy, che è un tema che ha rilanciato Rawls, ma qualcuno lo chiama decentrism, cioè decentrismo, cioè l'idea di una società che prova una sua forma di dignità umana basata sulla piccola proprietà. La distribuisce, cioè tutti possono o dovrebbero avere almeno, nell'esempio che ricordava Enzo prima della casa, eccetera, una piccola proprietà, perché su questa proprietà che si può cominciare a costruire un discorso, diciamo, un minimo di dignità umana, mettiamola così. Chiedo scusa, Enzo, non prego, volevo rubare. Enzo. Io, per un po' quello che ho detto, va letto per cercare di non di trovare soluzioni, ma per cercare di capire quale può essere eventualmente una buona strada per trovare un buon equilibrio tra libertà ed uguaglianza, tra mercato e solidarietà, tra capitalismo e democrazia, che sono i temi di oggi, sia chiaro, sono i temi di oggi. Quindi
Da questo punto di vista è un po' fuori dagli schemi Einaudi, ecco appunto liberale, socialista, cioè guarda i problemi, Einaudi è uno che guarda i problemi, per lui le discipline non esistono, esistono i problemi. E vorrei, sarebbe una cosa buona che lo leggessero molti economisti, perché Einaudi è uno che a differenza degli economisti che hanno diciamo meno di 50 anni oggi, è uno che colloca i fenomeni economici dentro tradizioni storiche, culturali, contesti istituzionali, questioni ideologiche, antropologiche, cioè le capisce questi termini. Chiaro, quindi questa secondo me è una buona lezione, ecco, per un'economia che non rincorre le scienze esatte. Naturalmente c'è bisogno delle scienze esatte per migliorare le performance e le teorie economiche, ma non si può ridurre solo a questo. E di testi da consigliare, oltre a quello del maestro Paolo Silvestri, e io direi di Einaudi un piccolo libricino che è stato pubblicato di recente col titolo Il paradosso della concorrenza, l'ha fatto Rubettino, in cui l'articolo di Einaudi, il saggio di Einaudi, in cui c'è la recensione del libro di Repke, qui Einaudi parla appunto di questo paradosso della concorrenza e di come chi ha a cuore la concorrenza economica deve evitare questo paradosso, come dice lui. E chi partecipa alla competizione economica la possa distruggere. No, usa le stesse parole di Repke che in quegli anni, diciamo, ha usato in altri saggi, quindi questo è un libricino piccolo, forse neanche 100 pagine, molto, molto bello, che vale la pena senza troppi impegni di leggere per capire un po' il pensiero di Einaudi su questi temi. Grazie, siccome abbiamo una regola non scritta di non superare le 23 prima di arrivare ai saluti, pubblicizziamo adesso a partire da marzo, torneremo a farne due eventi al mese e quindi in presenza e quindi settimana prossima per chi volesse, occasionalmente non di lunedì ma di martedì, toccheremo un altro aspetto che è comunque collegato, seppur diverso, cioè il tema della libertà educativa, e quindi la libertà di insegnamento e la libertà di scelta della scuola, e quindi l'importanza delle scuole paritarie e di un sistema davvero integrato. Il libro è di una grandissima donna, prima che una grandissima suora, che è Anna Monia Alfieri. Il libro si chiama Pluralismo Educativo, una scelta ancora possibile. Lo faremo insieme ad Andrea Favaro, che è ricercatore di filosofia del diritto all'Università degli Studi di Verona, oltre che cofondatore di una scuola parentale, a Claudio Masotti, che è il presidente dell'Associazione Genitori Scuole Cattoliche della Lombardia, e a Giusy Vignati, che è direttrice di una scuola paritaria lodigiana. Quindi chiunque avesse a cuore i temi antiserianamente fondamentali e non ancora messi in pratica in questo paese, nonostante il lavoro meritorio che ha fatto per anni il maestro di moltissimi di noi, il professor Antiseri, sul buono scuola, sul sistema della libertà scolastica, volesse riflettere e capire perché non ci siamo ancora arrivati e perché davvero sarebbe la carta di liberazione per i poveri per tutta una serie di ragioni, credo che venire a Lodi martedì 26 settembre possa essere utile. Grazie da questa sera chiamo maestro Paolo Silvestri, prendo a prestito Enzo Di Noce, ormai adesso ti salvo come maestro da questa sera. Grazie Paolo per essere tornato con noi, grazie per la prima volta a Paolo Eriti, spero non l'ultima. E grazie a Enzo Di Nuoscio. Buonanotte a tutti e a presto.